that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist, participating in student struggles, the anti-war movement, and most of all, in the movement for the liberation of African Americans in the United States. I later joined the Black Panther Party, an organization that was targeted by the COINTELPRO program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the Black liberation movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the COINTELPRO program, many political activists were harassed. Continuava dicendo che i bianchi avevano inventato ogni cosa perché erano intelligenti e lavoravano duro, che le altre razze facevano le rivolte e usavano il terrorismo per prendersi tutto ciò per cui la razza bianca aveva lavorato così duro. Faceva una tremenda fatica a tenere chiusa la bocca. Parlava degli imperi, i romani, i greci, gli spagnoli, gli inglesi. Mi disse che i bianchi avevano creato degli imperi perché erano più civilizzati del resto del mondo. I bianchi avevano creato i balletti e l'opera e le sinfonie. «Hai mai sentito di un negro che abbia scritto una sinfonia?» mi domandò. Ogni giorno mi faceva dei discorsi sul nazismo. A volte altri nazisti si univano a lui. Gli chiesi se ce n'erano molti di nazisti tra gli agenti della polizia di Stato, ma si limitò a ridere e continuò a parlare. Quando ero nel Black Panther Party, partito delle Pantere Nere, chiamavamo la polizia porci fascisti, ma io li chiamavo fascisti non perché pensassi che fossero nazisti, ma per il modo in cui si comportavano nelle nostre comunità. Per tutte le volte che avevo parlato della polizia in termini di fascisti, adesso ero colpita dalla ben più profonda realtà della mia stessa retorica. In seguito sono venuta a sapere che il corpo della polizia statale del New Jersey era stato istituito da un tedesco, che le loro uniformi erano fatte secondo un modello tedesco, molto simili alle uniformi che porta la polizia del Sudafrica, che erano famigerati per il modo in cui fermavano sull'autostrada neri, ispanici e cappelloni, sottoponendoli a botte, violenze e arresti. I nazisti guidarono la campagna di persecuzione contro di me. Sputavano sul mio cibo e abbassavano il termostato del riscaldamento nella stanza finché gelava. Per un po' la loro campagna mirò a impedirmi di dormire, sbattevano i piedi sul pavimento, cantavano durante la notte, giocavano con le loro pistole, gridavano, eccetera. Lo dissi alle infermiere, ma non servì a nulla. Ero in grado di tener testa a tutto ciò che escogitavano, ma quanto sarebbe durato? Non avevo notizie dal mondo esterno e non sapevo neppure se qualcuno fosse al corrente di dove mi trovavo e se ero vivo o morta. Il mio petto migliorava, ma facevo ancora fatica a respirare. Pensavo di avere superato il momento in cui sembrava che ci fosse bisogno di un'operazione, ma non ero sicura se fosse per i calmanti che mi avevano somministrato oppure perché stavo realmente meglio. Ogni giorno chiedevo loro di mettermi in contatto con il mio avvocato e ogni giorno mi rispondevano che ci avevano provato ma non avevano avuto alcuna risposta. Sapevo che mentivano perché Evelyn aveva una segreteria telefonica. Ogni giorno domandavo di prendere contatto con la mia famiglia. In genere ricevevo una risposta oscena. «Oh, tu hai una famiglia, vero? Tua madre è una puttana negra come te? Non ammettiamo negretti in questo ospedale!» Continuarono con la mia famiglia fino a quando non trovarono qualcos'altro su cui continuare. Chiunque abbia detto che nessuna nuova è buona nuova deve essere stato pazzo. Bene, ci fu una notizia, ma non era buona. Mi dissero di aver arrestato Sundiata. All'inizio non ci credevo, ma erano troppo loquaci ed arroganti. Sapevo che era successo qualcosa.
Abbiamo preso il tuo amico, dissero, e sta cantando come un uccello. Oh sì, sta cantando come un uccello e sta dando a te tutta la colpa. Ebbene per te che non sapesse di che colore sono le tue mutande, altrimenti ci avrebbe raccontato anche questo. Sappiamo da dove stavi venendo, sappiamo dove stavi andando, sappiamo che ti sei fermata. Howard Johnson ci ha persino detto cosa hai ordinato e che adori le patatine fritte. Cosa? Pensai? Come hanno fatto a saperlo? Poi mi venne in mente che avevo comprato delle patatine fritte a un Howard Johnson lungo l'autostrada. Forse qualcuno mi aveva vista e se n'era ricordato. Sì, Clark Square ci ha detto che hai preso la pistola della gente e gli hai sparato alla testa. Ora tu non faresti mai una cosa del genere, vero? Bene, Jonane, sei in un bel casino. Se fossi in te, non gliela farei passare liscia. È una cosa infame dare tutta la colpa a una donna. Facciamo un accordo. Ci racconti tutto ciò che è successo e ti prometto che avremo un occhio di riguardo con te. Non mi piace che ti tirino un colpo gobbo, nient'altro. Sai che rischia un sacco di anni di prigione? Per come stanno ora le cose? Se lui testimonia contro di te? Potresti essere condannata all'ergastolo o addirittura alla sedia elettrica, ma tutto quello che devi fare è raccontarci cosa è successo e faremo in modo che ti diano solo un paio di anni e poi ti lasciano andare a casa. Sei giovane, non vorrai mica marcire per tutta la vita in prigione, vero? Forse tu senti di dovere qualcosa a questa causa. Pensi forse che lui stia pensando alla causa adesso? No, sta vuotando il sacco, tentando di dare a te tutta la colpa. Sono tutti uguali, fanno un gran parlare del popolo nero, diritti uguali, diritti civili, ma quando le cose si mettono male, ognuno pensa alla propria pelle. Lui sta pensando alla sua e dovresti farlo anche tu. Pensi che alla causa gliene freghi niente di te? La tua gente se ne sbatte di te. Per loro non sei altro che una delinquente comune. Ti sto dando un'opportunità di salvarti e di uscirne bene. Se non ne approfitti, sei una pazza. Dovevano pensare veramente che i neri fossero stupidi. La loro tattica era la più vecchia del mondo. Stava seduto come se fosse sicuro che il suo discorsetto sdolcinato avesse ottenuto l'effetto. Non dissi nulla. Se non gli dici niente, non hanno niente da rigirare, da usare contro di te. Divide e tempera, è sempre stato il loro motto. Quando si sono resi conto che non avrei parlato, hanno incominciato ad andarsene. Poi uno è tornato indietro. Oh, disse, quasi dimenticavo di leggere i tuoi diritti. Tiro fuori un foglietto e inizio a leggere. Hai il diritto di non parlare, hai il diritto di eccetera, eccetera, eccetera. Non vorrei che andassi a dire che non ti abbiamo letto i tuoi diritti. Giovedì pomeriggio. Mi permettono di fare una telefonata, non ci posso credere. Chiamo mia zia, non è in casa. Risponde la segreteria telefonica, non so chi altro chiamare. Gli unici avvocati di cui so i nomi lavorano al processo Panther 21. Li chiamo a caso, non trovo nessuno, ma le loro segreterie mi promettono di trasmettere il mio messaggio. Sono delusa, ma mi sento molto meglio. Le cose cominciano a raddrizzarsi. È venerdì. Dall'attività nella stanza vicina capisco che sta succedendo qualcosa, voci e bisbigli vanno e vengono dentro e fuori, sistemando questo, spostando quello. La radio della polizia sembra impazzita. Che cosa sta succedendo? Qualsiasi cosa sia, non può essere troppo male, penso. Mi lasciano sola. Dopo un po' entra una poliziotta, ha un uniforme marrone e sul distintivo è scritto Dipartimento dello Sceriffo. È nera o ispanica, non posso dirlo con esattezza, salvo che non è bianca. Poi entrano molti altri poliziotti con uniformi simili alla sua e poi altri ancora, sono agenti statali. Uno di loro sta sull'attenti vicino alla porta. Poi entrano delle altre persone in giacca e cravatta. Poi un uomo con una macchina da stenotipia. Suo onore Joseph F. Bradshaw, stato del New Jersey, contea di Middlesex, tutti in piedi.
Entra il giudice con indosso una toga nera. Uno degli uomini in giacca e cravatta legge i capi di accusa contro di me. Siamo qui oggi per formalizzare l'accusa contro di lei per i fatti connessi alla sparatoria del 2 maggio 1973. Le leggerò i capi di accusa e le lascerò copia delle imputazioni contro di lei. Il giudice poi le comunicherà i suoi diritti. Lei è accusata sulla base del capo di imputazione numero 119977 dall'agente Taranto, Polizia di Stato del New Jersey, il quale afferma che il 2 maggio 1973 nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei ha fatto resistenza illegalmente a un arresto legittimo eseguito dall'agente di stato del New Jersey James Harper, sparando con una pistola, ferendo il detto James Harper e fuggendo dalla scena dell'incidente, tutto in violazione del NJS 2A851. Lei inoltre è accusata sulla base del capo di imputazione numero 119979 dall'agente Taranto, Polizia di Stato del New Jersey, il quale afferma che il 2 maggio 1973, nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei ha aggredito l'agente di Stato del New Jersey, James Harper, sparando, ferendo e mutilando il suddetto James Harper con una pistola usata dall'imputata, tutto in violazione del NJS 2A901. Nel secondo capo di imputazione lei è accusata del predetto ufficiale, il quale afferma che l'imputata Joanne Deborah Chesimard, nella località e nella data summenzionati, ha aggredito indebitamente e illegalmente il suddetto James Harper con l'intenzione di ucciderlo, assassinarlo e trucidarlo usando la pistola che impugnava, tutto in violazione del NJS 2A902. Nel terzo capo di imputazione è accusata di avere commesso nella località e nella data summenzionati un'aggressione illegale indebita violenza contro un pubblico ufficiale. Il suddetto James Harper, agente a tutti gli effetti della Polizia di Stato del New Jersey, sparando con un'arma da fuoco e ferendo il detto James Harper, tutto in violazione del NJS 2A904. Nel capo di imputazione numero 119980, lei è accusata di avere commesso illegalmente e indebitamente il reato di assassinio, avendo sparato con volontà, dolo e premeditazione, uccidendo e trucidando l'agente della polizia dello Stato del New Jersey, Werner Forster, tutto in violazione del NJS 2A1131 e NJS 2A8514. E inoltre accusata, secondo il capo di imputazione S119981, sulla base di un rapporto in cui l'agente della Polizia di Stato, Sergente Taranto, afferma che il secondo giorno di maggio del 1973, nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei ha illegalmente e indebitamente, con dolo e premeditazione, causato, provocato l'uccisione di James Coston, alias Zaid Sakur, resistendo o impedendo il legittimo arresto eseguito dall'agente della polizia dello stato del New Jersey, James Harper, tutto in violazione del NJS 2A1132. Lei è inoltre accusata, secondo il capo di imputazione S119982, dal sergente Louis Taranto della Polizia di Stato, il quale afferma che il 2 maggio 1973, nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei deteneva illegalmente e indebitamente sulla sua persona e sotto il suo controllo e custodia armi illegali, vale a dire una pistola automatica Browning 9 mm, una Browning di serie 24831 senza la necessaria licenza per il porto delle stesse, tutto in violazione del NJS 2A151 41A.
Lei è inoltre accusata, secondo il capo di imputazione S119983, dal sergente Taranto, il quale afferma che il 2 maggio 1973 nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei ha tolto illegalmente, indebitamente e forzatamente alla persona dell'agente dello Stato del New Jersey, Werner Forrester, un revolver calibro 38 con violenza, cioè sparando, uccidendo e trucidando lo stesso Werner Forrester, tutto in violazione dell'NJS 2A1511. Il secondo comma del capo di imputazione l'accusa di avere commesso questi atti essendo armata in violazione dell'NJS 2A1515. Lei è accusata dal sergente della Polizia Statale Taranto, secondo il campo di imputazione S 119984, il quale afferma che il 2 maggio 1973 nel distretto di East Brunswick, contea di Middlesex, lei ha cospirato illegalmente e indebitamente con James Colston, alias Zaid Shakur, e con un certo John Doe per commettere il reato di assassinio del predetto agente Werner Forrester e in esecuzione di tale cospirazione ha commesso i seguenti atti criminosi. 1. Che impedì che l'imputata Joan Deborah Scesimard aveva in suo possesso una pistola con la quale perseguire i fini della cospirazione nel giorno suddetto e nel luogo suddetto. 2. La suddetta imputata Joan Deborah Scesimard, di concerto e in esecuzione dello stesso piano, ha aggredito l'agente James Harper e ha sparato con la sua arma contro il suddetto agente James Harper con l'intento di eseguire l'obiettivo della cospirazione, ferendolo, storpiandolo ed uccidendolo, tutto in violazione dell'NJS 2A981 e NJS JS 2A1131. Comincio a pensare che non finirà più. Metà delle accuse non le capisco nemmeno. Interrompo l'udienza. Non ho un avvocato qui, protesto. Vorrei che il mio avvocato fosse presente. Mi ignorano e continuano a leggere. Come si dichiara? Mi chiedono. Voglio che il mio avvocato sia presente. Non ho diritto ad avere un avvocato? Non è necessario, afferma il giudice freddamente. Scriva che l'imputata si dichiara non colpevole. E rapidamente, come era entrata la processione, se ne va. Più tardi ritorna la stessa poliziotta. Si appoggia rigida alla parete. Il suo volto è una maschera. Oh no, penso, di nuovo l'udienza. Ma che vogliono fare? Vogliono arrivare alla sentenza qui e ora? Mi vedo già processata su quel letto senza avvocato. La porta si apre. È Evelyn. Mia avvocata e zia, è la più bella visione del mondo. Mi abbraccia e si siede vicino a me.